Vai, Gigi. Buonasera a tutti. Buonasera. Vai, Luigi. Buonasera. Per me è un piacere ed un onore essere qui e vi ringrazio prima di tutto, perché è la grande occasione per poterci parlare come abbiamo fatto sempre in una piazza, guardandoci negli occhi, dicendoci tutto quello che dobbiamo dirci senza intermediari. Io, grazie. Io devo delle spiegazioni al popolo del Movimento 5 Stelle, a chi ci vota, a chi ci sta vicino, a chi ci ha sempre sostenuto e chi ci ha voluto bene. E vado subito al punto. L'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Paola Muraro, risulta indagata perché l'ipotesi è quella di aver violato l'articolo 256 del testo unico ambientale. L'ipotesi di reato è la gestione dei rifiuti non autorizzata, che può significare aver messo per strada dei rifiuti oppure aver creato una discarica abusiva. Io questa cosa ve la sto dicendo perché? Perché questo reato può essere punito con una multa, per esempio, ma non lo sappiamo, perché lei non ha mai ricevuto un avviso di garanzia e noi non abbiamo carte in possesso per verificarlo. Ora io vi sto dicendo soltanto questo perché? Perché dovete sapere che l'ex amministratore delegato di AMA, l'azienda che gestisce i rifiuti a Roma, quello che l'ha gestita durante il periodo di Mafia Capitale nominato dal PD, ha denunciato, ha fatto 14 denunce al nostro assessore all'ambiente, probabilmente facendola iscrivere nel registro degli indagati per le 14 denunce che ha fatto. Uno del PD denuncia, l'assessore risulta indagato perché è iscritto nel registro degli indagati. Ora, questa cosa qui è quello che io ho sempre pensato quando mi hanno informato del tema via SMS, via email. Ho commesso un errore, ho sottovalutato perché pensavo che quell'iscrizione venisse dalle denunce di uno nominato dal PD a capo dell'AMA. Quando poi il 4 settembre dai quotidiani abbiamo saputo che l'assessore era iscritto dal 18 aprile, sembra, da aprile, nel registro degli indagati, io non ho mai ricollegato a quelle informazioni che ho avuto, perché quelle per me venivano dalla denuncia di quello del PD. È come se domani mattina andassi in tribunale, presentassi 20 esposti contro Renzi, lo iscrivessero nel registro degli indagati, verrei in questa piazza e urlerei: Renzi è indagato. Questa cosa assolutamente per me era quello che pensavo, era quello che ho valutato. Non l'ho detto a Roberto, a Carlo, ad Alessandro, a Carla, l'ho sottovalutato e sono qui a guardarvi negli occhi e a dirvelo. Grazie. Ora, in questi giorni però dobbiamo dirci anche un'altra cosa: qui sono diventati tutti Sherlock Holmes da quando governiamo Roma. Quando c'è stata Mafia Capitale nessuno ha mai acceso i riflettori su Roma facendocela scoprire. Dove erano i giornalisti quando Mafia Capitale si stava mangiando Roma? Dove erano? È questa la mia rabbia. Loro dovranno sempre farci le pulci e io sono sempre disponibile a testa alta a venire nelle piazze e a dare le mie spiegazioni, ma poi agli altri non applicano le stesse regole. 24 ore su 24 si parla di Roma in tutte le TV da giorni, mentre il PIL è fermo, 11 milioni di italiani non riescono più a curarsi, abbiamo 9 milioni di poveri, è una situazione economica imbarazzante che se governasse il Movimento 5 Stelle questo paese, i giornali ci aprirebbero ogni giorno parlando di disastro economico, invece trattano questo governo come dei geni della politica che stanno risollevando il paese. Ditemelo voi se stanno risollevando il paese, ditemelo voi le vostre famiglie come stanno, ditemelo voi. Noi ci siamo candidati perché tutto questo non ci sta bene,
siamo entrati in Parlamento, nei comuni come quello di Nettuno e come quello di Roma, siamo entrati nelle regioni, Valentina Corrado è una delle persone che dei nostri consiglieri regionali che è nella regione Lazio, siamo entrati ovunque perché a noi queste cose non stanno bene e vogliamo cambiarle, ma mentre le cambiamo possiamo commettere degli errori, ma li faremo sempre in buona fede e senza togliervi un euro dalle tasche, se possibile ve li restituiremo. Se è possibile ve li stiamo restituendo i soldi, tagliandoci gli stipendi, riducendo gli sprechi, come diceva Beppe prima. E allora io l'unico augurio che possa farmi e farci è che tutti quanti insieme continuiamo a lavorare per far crescere questo movimento, farlo arrivare al governo degli enti locali, ma soprattutto dello Stato centrale, e provare a cambiare tutto una volta e per tutte, iniziando a rifiutare le logiche spartitorie dei nostri territori. La gente che vuole lucrare col cemento sui nostri territori se ne deve andare a quel paese, per non dire altro, ed è per questo che non accetteremo la logica delle Olimpiadi, che è solo una logica lottizzatrice del nostro territorio. Io vi ringrazio, grazie per il bene che ci volete e per il sostegno che ci date. La parola agli altri, grazie.